Parliamo ora dell'Europeo di volley. Dopo 6 anni l'Italia torna in semifinale, travolta la Germania con un secco 3-0. Per la nazionale di De Giorgi è la 7ª vittoria di fila. Prossima avversaria, la Serbia, campione in carica. Sentiamo Maurizio Colantoni. 7 vittorie su 7, l'Italia vola a Katowice in Polonia in semifinale. Era dal 2015 che l'Italia non trovava una semifinale, la trova con questi ragazzi, la bella Italia, e uno di questi grandi ragazzi è Daniele Lavia. Che soddisfazione! La soddisfazione è enorme, come hai detto tu, questa è veramente una bella Italia, un'Italia che va su tutti i palloni, ha voglia di lavorare, un'Italia che non molla mai quando si è sotto, quando si è sopra, si è sempre concentrata e si è vista. Questo non è stato semplice, abbiamo lavorato tanto, anche se in poco periodo, in poco tempo, però questa Italia è bellissima. Un'Italia che adesso può guardare sicuramente a davanti, perché in Polonia c'è la Serbia, ma a questo punto non dico che non bisogna avere paura di nessuno, rispetto, ma c'è anche l'Italia. Ah, sicuramente rispetto per tutti gli avversari, come abbiamo sempre avuto. Ora si va a Katowice, il livello si alza nettamente contro una Serbia che è agguerrita, una Serbia che ha voglia di far bene, soprattutto contro di noi dopo la sconfitta appunto a Bari. È una Serbia difficile, ma noi l'affronteremo come abbiamo affrontato tutte le partite. Tranquilli, cerchiamo di fare il nostro lavoro, come abbiamo sempre fatto, e vediamo cosa ne esce. Dai Italia! Con l'Italia che esulta anche la Slovenia, che nell'ultimo quarto batte seccamente i padroni di casa della Repubblica Ceca. Ed ora per la squadra di Alberto Giuliani ci sarà la Polonia in semifinale.